Shein. Oggi vi parlo di Shein, che è una ditta di abbigliamento, accessori e tantissime altre cose, che ciclicamente mi invia delle cose, quindi questa è una collaborazione. Ti voglio dire orientativamente, ma non solo per questo video, ma per tutte le collaborazioni, più o meno come io mi oriento. Allora, in questo periodo la mia posta elettronica è piena di proposte di collaborazioni, il 90% ignorate. Perché? Perché io ho deciso di accettare le collaborazioni solo e soltanto in virtù di una domanda. E la domanda è, se tu mi segui su Instagram già l'avrai sentito, la domanda è: Barbara, spenderesti questa cifra per questa cosa? Per questo elettrodomestico? Per questo capo? Per questa... Se la risposta è sì, accetto volentieri la collaborazione. Se la risposta è veramente non lo so, no, non l'accetto. Perché? Perché ne va della mia credibilità, ne va della fiducia che voi riponete in me e ne va della mia coerenza. Quindi vi mostrerò sempre e soltanto nel canale tutto ciò di cui io mi avvarrei volentieri spendendo la cifra del prodotto. Poi magari ci sarà un codice sconto, insomma, probabilmente prossimamente vedrete qualcosa del genere. Quindi, questo è uno di quei casi perché io su Shein compro assolutamente in modo autonomo, a prescindere da quello che mi mandano loro. Infatti la risposta è: Barbara, non ci stare neanche a pensare, hai già fatto almeno 7-8 ordini, certo che pensi che ne valga la pena. E quindi oggi vi mostro quello che mi hanno mandato e che mi è piaciuto moltissimo. Iniziamo subito. Allora, intanto vi devo puntualizzare delle cose che mi chiedete sempre, che sono tempi, che sono consegna, reso, taglie. Intanto oggi vi proporrò un codice sconto che loro mi hanno proposto, che loro mi hanno offerto per voi. Il codice ve lo scrivo qua, ma vi lascio tutto in descrizione. In descrizione troverete anche i link diretti di tutto quello che vi farò vedere. Tempi. Allora, i tempi sono variabili. Io per esempio ho ricevuto due pacchetti separati. La prima gonna l'ho ricevuta dopo 4 giorni. Poi ho aspettato, mi sembra, 10 giorni per ricevere tutto il resto. Taglie. Allora, io cosa faccio? Intanto per ogni vestito ci sono le misure. Quindi se tu hai le tue misure, le vai a confrontare con le misure dell'abito e vedi se quelle corrispondono. Ma soprattutto le recensioni. Ci sono centinaia, migliaia di recensioni per ogni abito. E io mi fido di quelle, nel senso che per esempio alcuni abiti li ho presi S, alcuni M, perché alcuni vestono particolarmente abbondanti, alcuni invece vestono giusti. Per alcune la vestibilità è molto minuta, quindi io prendo una taglia in più perché non mi piacciono le cose molto strette. E insomma, fidatevi delle misure e delle recensioni. Se qualcosa non vi piace o non vi sta bene, potete benissimo fare il reso, il sito funziona benissimo e vi rimborsano la cifra che rendete. Allora, iniziamo subito. Ho scelto abitini, gonne e due maglie. E ve li faccio vedere tutti indossati, ma la cosa più bella la lascio all'ultimo perché c'è una gonna che mi ha particolarmente colpito, che forse è la gonna più bella che io abbia mai avuto. Davvero, cioè proprio ogni volta la guardo e dico... Ma che carina! Allora, iniziamo subito con una cosa fondamentale è che tutto viene inviato, ogni capo in una busta assolutamente richiudibile con questo sistema qua. Queste buste io le strauso per tantissime cose, per mettere tante cose. Magari un giorno vi racconto come uso le buste Shein. Vengono disinfettati e vengono imbustati. Allora, iniziamo con il primo abito che loro chiamano fantasia patchwork. Di questa fantasia patchwork ho preso due abitini di due modellini differenti. Li volevo prendere tutti e due della stessa tipologia di colore, diciamo, dello stesso bagno. Poi ho detto, mamma, devo fare la noiosa, li prendo diversi, però questo mi piace molto di più, questa tipologia di colore. Allora, questo è un abitino lungo con il collo smanicato, con il collo diciamo all'americana. Questo collo
può essere più o meno stretto dalla parte posteriore, quindi voi lo potete mettere più o meno accollato. Più stringete il laccetto, più si accolla. Ora lo vedrete indossato, ma intanto ve lo faccio vedere. Allora, ha un elastico sotto, diciamo, poco sotto il seno e poi cade assolutamente tutto giù con spacchetti laterali. Il tessuto è morbidissimo, leggerissimo, stupendo e la fantasia è, diciamo, fragola, rosella, degli inserti di verde, molto molto carina. Alla fine dei laccetti dietro trovate questi ciuffettini. Io ho preso la taglia M perché non mi va che mi si appoggi, diciamo, nelle forme, ma veste abbastanza abbondante, quindi se siete una taglia minutina la S va pure bene. Allora, gli spacchi sono così. L'elastico in vita arriva qui e il dietro si stringe. Ovviamente qua non ho avuto modo, comunque questo si allaccia e poi dipende da come si allaccia, qui si stringe più o meno. La forma è questa, cade bene, morbido morbido, insomma, si vede? Sì. E la fantasia è questa. Bellissimo. Della stessa fantasia, però di colore diverso, ho preso un abitino, maniche a farfalla, scollo a V, scampanato. Allora, bellissimo, poggia benissimo, veste benissimo. Sulla fantasia, boh, forse l'avrei preferita veramente quella, però posso essere sempre così monotona. Allora, lo scollo è questo, praticamente sembra molto scollato, ma in realtà si appoggia bene e le manichette sono a farfalla, così, molto molto carine, molto aperte in modo che non si senta caldo. Sotto il seno c'è un elastico e poi cade assolutamente così. Diciamo che la lunghezza arriva appena sopra il ginocchio. Questa è sempre taglia M. Stessa fantasia, diverso modello. Apertura delle manichette a farfalla, belle ampie. Qui, casomai, uno può dare un puntino se lo ritiene troppo scollato. Dietro è accollato, qui c'è l'elastichino, bello morbido, arriva al ginocchio. Anche questo super confortevole. Facciamo due abiti e una gonna e una maglietta. Due abiti, una gonna e una maglietta. Allora, questa gonnellina, che è molto molto carina, in realtà sul sito sembra un grigio polvere. Infatti io quando è arrivato ho detto hanno sbagliato colore. Mi piace lo stesso, ma il blu, questo in realtà è un blu avion, il blu non è un colore che io uso particolarmente. Comunque, se voi andate a vedere nel sito, verificherete come me che sembra proprio un grigio polvere stupendo. Allora, invece il colore è questo, è un blu polvere. L'elastico in vita cade con un motivo qui, come si chiama? Ruche, volant, comunque, e si apre bene sotto. È una gonna che viene chiamata midi, quindi sotto il ginocchio e dietro è leggermente così, sempre con i volant. Molto molto casual, molto portabile, molto morbida. Questa mi sembra che sia, vediamo, taglia M pure questa. Gonna con i fiorellini, elastico in vita e questa leggera ruche che fa un doppio, è completamente chiusa, quindi diciamo non c'è. Non è a portafogli, non c'è il rischio che si apra improvvisamente e voi rimanete nudi. Graziosissima. L'ultima gonna stupenda la lascio alla fine. Una magliettina che
attira sempre la mia attenzione questa tipologia, però poi la trovo un po' troppo romantica, un po' troppo sdolcinata, ma il modello era composto e quindi ho detto non è troppo frufru, magari la provo. È una maglia a V con un leggero volant sulle spalle di questo Pizzo Sangallo. Davanti è foderata, quindi non è trasparente nella parte anteriore, invece nella parte posteriore è leggermente, come dire, si vede e non si vede. Alla fine ha questi smerli molto molto carini. Magliettina Pizzo Sangallo, davanti assolutamente coperta, dietro traforata. Manichette un po' a volant, ma diciamo un pochino romantiche ma non troppo. Cade fino a qui, con questo bordo smerlato. Questa è una M. Altro abitino, questa volta con le bretelline. Perché? Perché mi piaceva troppo. In realtà avevo già visto alle recensioni che non si trattava di un bianco ottico, ma era un bianco sporco, un bianco crema. Allora, le bretelline sono regolabili, quindi potete assolutamente gestirle con la misura delle vostre spalle. Questo è il disegno che viene davanti. E questo è il grande elastico che c'è proprio appena sotto il seno. Questo motivo floreale è sui toni del fragola verde bosco, bellissimo. E cade lungo lungo finendo con questa balza. Questo invece ha le bretelline sottili sottili. E lo scollo è così, con questo movimento morbido di volant. E qui c'è un elastico abbastanza alto che cade lungo tutto il vestito e finisce con questa balza laterale. Nessuno spacco, è tutto dritto. Bellissimo. Altra magliettina seriosa, un po' composta. Non lo so, ha attirato la mia attenzione, ho detto ma proviamola. È ancora un po' inamidata perché ovviamente... Allora, è una maglietta, a me in genere i pois non mi piacciono per niente, ma questi pois sono diversi, sono graziosi, ironici, insomma. È una magliettina con scollo regolare, quasi a barca, la manichetta scivolata e... cade così, leggermente sagomata, insomma una maglietta da mettere anche con un paio di jeans, anche con forse dei pantaloni bianchi che io non ho, però per esempio la trovo una maglietta da ufficio, ecco, una maglietta composta da ufficio, non è la classica t-shirt. Maglia qua, abbastanza ampia e abbastanza lunga. Questa è una S, infatti veste abbondante, motivo per cui è bene leggere le recensioni e le taglie. Allora, la manichetta che cade assolutamente qua è una di quelle maxi t-shirt che vi fa sentire comodi, a proprio agio, che non fascia. Insomma, può andare secondo me anche con dei pantaloni bianchi perché copre assolutamente il dietro. Un altro abitino stupendo e poi ti faccio vedere la donna super mega meravigliosa. Allora, tu dici, ma hai preso tutti sullo stesso tono? Ma quest'anno sono fissata così, non lo so. I toni sono fragolosi, però, guarda, i toni sono fragolosi, ma sono intercalati da questo color senapino, giallino, non lo so. Questo ha le manichette ad aletta, vedi? Praticamente cade leggermente questo... assolutamente qua, si poggia, si chiamano manichette ad aletta. Lo scollo è proprio piccolo piccolo, bello composto, c'è sempre un elastico in vita, però non è come quello di prima, è un elastico più meno serrato, e poi cade lungo lungo finendo con questa balza. Davanti è più corto e dietro è più lungo. Allora,
Scollo assolutamente composto, non da aggiustare, manichette ad alette, quindi si poggiano proprio qui. Leggero, elastico leggerissimo, impercettibile. Questo è il più confortevole di tutti, sia come peso sia come modello proprio. E davanti è più alto e dietro è più lungo. Bellissimo anche perché si può mettere in tantissimi modi, con i tacchi, con i sandali, con le scarpe da ginnastica. Questo penso che... Io veramente sono confusa perché mi piacciono tutti. Questi abitini così molto casual io li vedo molto con le scarpe da ginnastica o con i sandali. Difficilmente li vedo con i tacchi alti, però dipende che tipo di utilizzo ne volete fare, perché a me piacciono molto così, molto alla buona, ma possono diventare anche leggermente eleganti con un paio di tacchi alti, poi dipende che tipo di scarpe sono. Arriviamo alla gonna super wow che mi ha fatto rimanere così. Allora, questa è la fantasia, una fantasia deliziosa. Io non amo le fantasie fiorate, ma questa veramente mi ha lasciato questo color violetto abbinato a questo azzurrino, a questo bianco, e lo sfondo non so se sia nero o blu molto scuro, comunque non è niente di che, è una fascia in vita e poi cade così morbida morbida, non ha spacchi, non ha niente, la trovo deliziosa nella sua semplicità, funzionale, versatile, si può mettere in mille modi. E spero veramente di riuscire a utilizzarla al meglio. Gonna fiorellini, dritta, con cerniera laterale, bordino in vita, questa è una M, arriva metà polpaccio, morbida, leggera e bellissima. E quindi queste sono tutte le cose che mi hanno mandato, che ti ho mostrato e che mi sono piaciute tutte. Trovi tutti i link diretti ai capi giù in descrizione, trovi il codice sconto extra da applicare con una quota, mi sembra che sia superiore al 19 o 29 euro, comunque niente, bassissima. E, grazie per essere rimasto con me fino alla fine, come sempre. Se ti è piaciuto il video, condividilo con i tuoi amici e metti un pollice in su. Noi ci vediamo al prossimo video.